Bentornati ragazzi a un altro episodio di Mini 4WD Hyper Dash Grand Prix. Oggi sono passate le 8, ergo si va nello shop. Ce la facciamo? Sì. Abbiamo sbloccato anche 5 cosi. Ci mancano, vabbè, un pochino, ma dai. Allora, 60 minuti. Parapam. Vediamo cose interessanti. Non vedo nulla di interessante. No. Questo magari lo prendiamo per la prossima mini. Dai, vai giù. Per il resto mi pare che siamo a posto anche con i pezzi. Non vorrei dire una cagata, ma qua abbiamo quasi. Beh, prendiamo. No, vabbè. Siamo a 1000. Beh sì. Ah, pezzi blu ce ne serviranno un bel po'. Siamo a corto di pezzi blu. Siamo a 1000. Qua vabbè, arriviamo a 1000 anche qua. Poi mi fermo a 500 perché non so quando li userò. Quindi prendiamoci bonus. Tuk tuk te. E tuk tuk te. Allora, ora io vorrei provare una cosa. Cioè, vorrei provare a mettermi un cerchio più leggero e una gomma interessante. Vediamo un po'. Sono quelli in redstone. Così che la nostra mini abbia un'inclinazione un attimino diversa, dovrebbe andare un pelino più veloce, secondo i miei calcoli. E proviamo. Tanto vediamo se riusciamo a fare questa. Ma non credo. Però ripeto, possiamo sempre provarci. Dopodiché mi sa che andremo a farmare carina. Beh, mi sembra che ce la facciamo a fare anche questa gara. Sì, di un secondo. Oh, fantastico. Abbiamo vinto uno di questi che non ho ancora ben capito cosa faccia e tutta sta roba qua. Abbiamo sprecato 80 energie, ma 3000 punti ce li prendiamo almeno. E anche 5 di questi bonus. Vai a dirgli di no. Allora, andiamo a prenderci le energie che abbiamo sprecato. Mi sembra che in mappa 5 ho fatto qualcosa. No, ho fatto niente, fantastico. Come non detto. Allora forse era in mappa 2. No. Mappa 1. Mappa 1. Qua siamo a 21, potremmo droppare un po' di queste che non farebbero male. Quindi si fa.
Droppiamo un po' di energia e in più dropperemo anche i punti per il per potenziare qualcos'altro che non fa mai male. In più droppiamo anche gomme qua, interessante. La cosa ci piace. E l'ultima gara 25. Puntini interessanti, perk. La cosa ci piace. Ho tolto il coso, perché cavolo sei ripartito? What the heck? Ah. Ultima gara. Siamo a 36 e via. Tanto prima o poi farmeremo gomme anche. Ora però mi preme di più farmare carene. Mappa 5. Quante ne abbiamo? Abbiamo 94. Allora, potremmo fare normalmente così, oppure potremmo usare anche i ticket. Io direi di usare 3 ticket, visto che abbiamo 33. Ecco, il primo si droppa 20-20-20. E la cosa ci va bene. Il secondo si droppa... Potrei farle tutte e tre insieme, ma... A volte appunto si glitcha e ne dà il doppio, quindi ne faremo uno alla volta. Va benissimo. Siamo pure livellati. Vediamo qui. Abbiamo 100, se ne manca una. Vabbè. 6. Non ne basterebbero 6 accendi. Oh, accidentaccio, ha cambiato gomme. Mi sono indietro questa cosa. E per dico monce, se mi cambio la gomma vado molto più piano. Ah, tenete conto che se usate gli skip ignora il fatto che avete una mini lenta o qualsiasi altra cosa. Quindi mettiamo questo motorino qua e rifacciamo la sfida. Entreremo più.
Beh sì, rientriamo, ma non tanto. Ah, accidenti. Non c'è stata nessuna carena. E allora si busta. Abbiamo un boost da 50. E speriamo in bene. Oltretutto non vorrei dire una cagata, mi sembra che sia già a livello... Ah no, a livello 4 la carena. Non è ancora a livello 5. Monetina. Rotelle. Mamma mia che fortuna. Visto che questa... Ah no, è appunto l'ultima volta che potevo farla. Ah, destino. Va bene. Va bene. Fammi un secondo di guardare queste gare qua. Questa è una gara da curva. Questa è una gara da curva e salto. E questa è una gara da curva ancora. Ah, vorrei riuscire a vincerla questa io, ma a quanto pare la vedo piuttosto dura. Pam pam. Ho sbagliato tasto. Me ne mancano 6. Potrei usarne 6, ma insomma potrei anche evitare. Vediamo se facendo così, rimettendo la nostra gomma di prima, cambiando possibilmente la gomma, vediamo questa. Questo non mi serve per adesso. Anche se no, potremmo già upgradarlo un bel po'. Vabbè, facciamo dopo. Intanto questo non mi serve. Penso che ci metterò invece l'altro lettone. Questo lettone qui cos'è che ci dà? Ci aumenta la tenuta di strada. Beh, non abbiamo sto problema per adesso. Anche se abbiamo F. Qua non abbiamo altro. Proviamo così. Oh, oh no, beh, abbiamo la gomma sterrata. Uff. Ho
Ok, mi serve per forza la lezione adesso. Ho le rotelle scrause. Opzione A, potremmo metterla del... Dai, proviamo a metterla al tone, anche se mi sa che non sarà sufficiente. Ma ci possiamo sperare. So che è orribile da vedere, ma aumenta il nostro... la nostra tenuta di strada. Compenso avrei potuto mettere anche degli stabilizzatori e vedere cosa succedeva. Se usciamo di nuovo di Pisa ci facciamo consigliare dal folpo. A quanto pare siamo in pista. Siamo anche abbastanza veloci, considerando che rallentiamo un sacco lì. Abbiamo vinto di pochissimo. Potremmo anche cambiare motore, vediamo se... Pareva che con l'altro motore avessimo lo stesso 26. Non mi ricordo, caspita. Proviamo con l'altro motore. Vediamo un pochino, questo qua è già modificato. Sì, l'ho modificato per velocità. Velocità è tenuta. Questo invece non è modificato. Vediamo se lo possiamo modificare solamente per velocità. Oh yes. Riproviamo. Mi accontento. Molto bene. Questa volta mi sa che lo boosterò del tutto, perché ci serve molta più velocità. Quindi andiamo da glielo 36 su tutto. Classe C, classe C. In più lo potenziamo pure, tanto ne abbiamo di pezzi per potenziarlo. Questo qua diventerà il nostro motore da velocità, quindi lo segno anche rosso. Rosso qua. E lo mettiamo ancora sotto potenza. Anche se mi sembra che non ce ne siano altri. C'è questo, campagnini. Niente, questo no. Sempre meglio di niente. Lo utilizziamo e speriamo di recuperare il tempo perso. O meglio di fare meno di 26 secondi. Sì, dai. Potrebbe essere. No, non è così. Abbiamo recuperato. Abbiamo preso 3 centesimi però. Però non sono sufficienti, accidentaccio. È un peccato perché non sapevo cosa inventarmi adesso. Potrei cambiare le gomme e provare così, ma. Mi tocca sempre dubitare. Il problema si raggiunge qua. Infatti qua mi raggiungo. È molto più veloce di me quello lì.
Niente ragazzi, ho preso un sacco di tempo oltretutto. Torno a formare carena. Ti vogliamo in più, posso cambiare questa gomma qua e mettere, no, era quella anteriore che posso cambiare. Wow, tanto vale, ne abbiamo una 3 stelle, che pesa anche meno oltretutto. Mamma mia che brutta. Abbiamo un motore sbagliato, ma pazzo. Ah no, quello giusto. Vediamo se riusciamo a droppare una carena. Ma che culo. (ride) 32, posso farne ancora 2. Ah, che episodio corto che esce, ragazzi. Ma purtroppo si va molto tentativi. Ah, perfetto. Tanto vale fare l'ultima gara. Portare la carena a livello 5. Perfetto. Portiamo la carena di livello 5 e ci fermiamo qua. Pam pam. Dobbiamo fare il modeling eccetera degli oggetti. 30 stelline. 2000 monetine. 30 stelline. O altri 2000 monetine. 30 stelline. Yeah. Ci piace. Andiamo a upgradeare questa. Bada bing, bada bung. E ad aggiornarla. Oramai, esatto, presumo siamo arrivati a questa fase. Alleggerimento e basta. Porta sempre livello 26. E siamo a quasi 40. 39 spaccati. Ah, però. Questo qua sarebbe l'unico da rimodellare, ma lo faremo più avanti. Quindi, in sostanza, andrò a farmarmi altre carene. E possibilmente anche ingranaggi, perché non penso che ne abbiamo moltissimi. Ne mancano 5. Dove li potrei droppare? Uno di 6, uno di 9. 2 di 9, scusate. Penso che mi farmerò questa cosa qua. Droppano 11, vero? A 11, a 10. Ah, si farmerà questo. Bene ragazzi, con questo episodio io concludo. E ci vediamo, o meglio con questo sì, noi. Ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye.